Sai, iCore 4, Circuit Breaker 1. Mister, cos'è che non ha funzionato oggi? 4-1 diciamo niente, non ha funzionato niente. Purtroppo, secondo me, abbiamo sbagliato l'approccio alla partita. Probabilmente i ragazzi erano troppo nervosi, agitati, una partita comunque al vertice, diciamo. E probabilmente hanno sbagliato l'approccio. Abbiamo sbagliato l'approccio, secondo me. E succede. Nessun problema, si ripartirà con l'anno nuovo meglio di prima, si spera. Tanto ripeto, come ho sempre detto, il nostro obiettivo è quello di salvarci. Diciamo che praticamente ci siamo quasi, però tutto quello che verrà poi sarà di guadagnato. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, perché le capacità dei ragazzi sono tante. Si devono solo calare un po' di più, probabilmente. Cioè, probabilmente mentalmente non siamo ancora pronti. Si salva qualcosa della partita di oggi? Penso proprio di no. Sinceramente non si salva niente. 4-1 con due espulsioni, penso che ci sia veramente poco da salvare. Però non mi va di parlare della partita di oggi, devo pensare al campionato e alla coppa che abbiamo fatto. E lì c'è tanto da salvare, tanti meriti ai ragazzi che sino a oggi sono stati incommiabili, perché hanno messo tutto quello che potevano mettere, anche nei momenti difficili. Ripeto, ripartiamo dal 9 di gennaio, ricarichiamo le pile, va bene così. Appunto, nonostante la sconfitta di oggi, fino ad ora avete fatto un gran campionato. Certo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quello che chiedo ai ragazzi. Un gran campionato, per le nostre potenzialità abbiamo fatto veramente un gran girone di andata. Ripeto, sono molto ripetitivo nei miei commenti e tutto quello che viene dopo va bene. Adesso dobbiamo riprenderci, perché abbiamo avuto tanti infortuni e di conseguenza già la rosa non è abbastanza ampia, ma siamo in difficoltà a livello di elementi. Penso che 7-8 infortuni tutte le squadre non se lo possono permettere. Una realtà piccola come noi ancora meno, penso. Quindi speriamo di recuperare qualcuno e ci affronteremo il girone di ritorno da matricola che siamo. Spero, dimenticando la partita di oggi, avere il coltello tra i denti contro tutte le squadre.